siamo alla... Che puntata siamo? Non si sa, ve lo dico io. 83esima. Ci fa piacere. 83esima puntata di tutti, sempre su Antenna 3, da 3 anni, fa anche rima, sempre puntuali ogni settimana con voi. Speciale fiera Sant'Antonio Abate. Come vedete il nostro stand è ricco non solo di luci, non solo di musica, non solo di immagini, di video, ma soprattutto di belle ragazze. Abbiamo la rappresentanza della Cina, Daniela, ciao. Ciao. Ecco, poi abbiamo, come dicevamo già prima, telecamera spenta, la Norvegia. Ti fa piacere essere definita una norvegese? Alza la voce, non c'è nessuno. Scusa Gennaro, puoi alzare il volume del microfono? Che sarebbe il primo a sinistra, tutto in diretta, come vedete. Noi tra un attimo faremo un giro della ecco, sente più? Faremo un giro della fiera così. Abbiamo Pagnottella che rappresenta la Spagna. Non è vero. Noi, a noi piace fare questa distinzione tra nazioni perché siamo ospiti della Etti Viaggi e quindi si viaggia. È assunta come la devo definire? Come ti definiresti tu? Di che nazionalità ti piace di più? Italiana. Ma non hai la faccia proprio italiana. Posso definirti un po' tedesca, un po' nord europea? Va bene, un po' nord europea, diciamo tedesca. Gennaro che si è messo in ombra perché non gli piace apparire, ma è qui. Come va con la fiera? La fiera bellissima, tantissima gente, incredibile, sono sicuro che sarà così fino a domenica. Venite a trovarci alla fiera di Sant'Antonio Abate, allo stand 41, Etti Viaggi insieme a Cucino Ciccio, a Sant'Antonio Abate siamo qui già dal 15 gennaio, ci vedrete fino a domenica 23 gennaio. Speriamo che riusciate a vedere questa trasmissione fino al momento in cui siamo qui. Abbiamo Stefania che rappresenta, dicevamo, cosa? Il Mediterraneo, l'Italia, possiamo dire così? Va bene così, non puoi dire nient'altro. E chiudiamo questo rapidissimo inizio di trasmissione con Gennaro, Gennaro numero 2, non perché è numero 2, ma è l'altro Gennaro dell'IT. Sì. Ciao. Bellissima fiera stasera, proprio una festa pazzesca, con molta gente, tutta messa insieme. Mi sembra che avevano i pullman qua, c'era la gente e meno in più. Perfetto, e allora grande successo di pubblico e speriamo anche grande successo del Cucino Ciccio. Rimanete sintonizzati con noi, adesso un po' di musica con i nostri cantanti ospiti, Michele Cucci e chi c'era? Massimo Dell'Altavento, un sacco di persone. Vediamolo insieme. E abbiamo qui Michela, adesso il nome, adesso c'è una brutta figura perché diventa un puffo, vabbè, fa niente, inquadra i piedi, guarda quanto siamo carini. Ok, Michela, subito diciamo che è una bella ragazza, quindi questo già non è poco. Grazie. Prego, quanti anni hai, sei fidanzato, dove abiti? No, scherzo, ma no, diciamo solo quanti anni hai, dai. 18. 18, ovviamente come una vera artista non sei fidanzata. Non si può dire. Non si può dire, i veri artisti non lo possono dire. Ascoltiamo subito la tua canzone che si intitola... A me è amica mia. Vai. Grazie. Applausi, non abbiamo chiesto applauso, è proprio spontaneo. Comunque grazie lo stesso a tutti quanti, comunque voglio ringraziare la Must Music, veramente. A proposito della Must Music, io devo dire una frase che nel primo momento probabilmente può sembrare, ecco, io non ci credevo che potevamo fare uno show così interessante. Anzi. E tu hai contribuito alla qualità di questo show. Va bene, ok. Grazie Michela, ciao. 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 Ecco, continuiamo con questo mini show con Gigi De Falco. Yuhu!
Gigi, noi ti abbiamo incontrato nella nostra trasmissione. Prometto che la prossima volta porteremo anche la videocassetta, così la proietteremo sulle... Esatto, esatto. Adesso mi piace, adesso mi piace. Tu conoscevi Sant'Antonio Abate? Un po' sì. Un po' sì, ci sei stato già. Sì, sì. Ecco, perfetto. Gigi De Falco è un esordiente, è il suo primo lavoro discografico. Esatto, intitolato Amori Semplici, la canzone che adesso faccio ascoltare ed è Baci, la canzone di Antonio Casaburi e Gianni Fiorellino. Ah, Gianni Fiorellino, un nome noto anche Casaburi come autore. Ascoltiamo subito la tua canzone e poi scambiamo altre due chiacchiere. Ok, vai. Buon divertimento. Anche a te. Un bellissimo applauso, forza. Bravo. Per l'agenzia Mass Music. È vero, grazie alla Mass Music noi abbiamo qui questi artisti che fra l'altro potrete sicuramente incontrare da altre parti, tipo alle vostre feste, tipo in altri posti, in televisione sicuramente, eccetera. Abbiamo un altro ospite, vieni qui, ecco, io smemoranda, come ti chiami? Massimo De Rosa, grazie anche a te per essere qui con noi, se non la frase di lì. Sì, comunque è una serata come diversa dalle altre, quindi insomma ci divertiamo un pochettino. Sì, poi diciamo la verità, è insolito vedere degli artisti come noi in una fiera dove c'è un passaggio di tante persone. Ma non è tanto insolito. Che si è fatto anche altre volte, no? E allora siamo contenti che si sia già fatto e soprattutto questa sera sta riuscendo alla grande. Cantaci subito una canzone. Allora, con la musica che c'è? Con la musica che c'è e dopo parleremo un altro po'. Va benissimo. Ragazzi, rimanete insieme a noi perché tra un attimo vi faremo vedere qualcosa di interessante. Daniele Croce e il Pulcino Ciccio, a tra un attimo con le nostre canzoni. Trying.
nello stand del Pulcino Ciccio ci si rilassa anche. Abbiamo una poltrona che fa i massaggi, bellissima. Sì, bellissima, una bella poltrona. Sarebbe bello che anche Ciccio potesse fare questo massaggio, però è troppo piccolo lui, troppo grande. È vero. Tu stai lavorando molto, quindi ti sei meritato un riposo. Sì, mi devo un po' rilassare. E allora ti lasciamo anche la tua conversazione, con chi? Con la mia ragazza. Ah, sei proprio nelle stelle. Nella fidanzata, massaggi. Ok. Belle donne nel nostro stand. Non lo diciamo alla ragazza che è stata dall'altra parte. No, vabbè, no. Ti facciamo litigare, no, scherzo. Sta facendo la persona seria, assicuriamo, ciao. Ciao. Siamo nello stand di Fantasy Moda, una cliente, giusto? Sì, sono una cliente. Mi piaceva il suo voltare gli occhi come a fare una panoramica. No, ma figurati. Che articoli ci sono qui? C'è un po' di tutto, c'è linceria, pigiami, slipper, reggiseni, canotte, c'è un po' di tutto. La signora suggeriva la domanda, cosa ti ha colpito di più? Allora la ripasso a lei. E niente, le aveva colpito un pigiama un po' particolare, infatti si va a letto vestiti, perché è una gonna con un cardigan tipo cinese, molto bello, è una bellissimo. Novità. Lei è una cliente? Io sono una cliente. Ma la migliore pubblicità è quella che fanno i clienti. Signora Luisa, nella seconda intervista facciamo diciamo più o meno le stesse cose, cioè gli articoli che ci sono da Fantasy Moda. Va curato molto di più del vestiario, perché nel momento in cui la sera ci si spoglia, la persona che ti sta vicino l'apprezza molto molto di più. Diciamo che la signora poi ha una scelta non indifferente per quanto riguarda le marche, la qualità e tutto. Adesso la signora vi dice dove si trova col negozio. Mamma mia, che organizzazione, come siete brave! Allora, dove vi trovate? In via Casa d'Antuono, Sant'Antonio Abate, numero 4749. E come vi chiamate voi? Maria Luigia d'Antuono. E non solo l'intimo, la signora adesso cura pure l'arredo, il corredo arredo, la 3M Group, biancheria per la casa, 3M Group. Io non parlo più, cioè, avete fatto tutto voi e hanno capito perfettamente. Si chiama Maria Luigia d'Antuono. Un po' difficile come nome, gli amici come... Maria Luigia, Maria. Allora, dalla signora Maria, Fantasy Moda. Fantasy Moda. Meglio così. I nostri telespettatori continuano a seguirci, non si sa perché, ma adesso c'è un motivo per il quale voi ci seguite, perché siamo a Il Monile. Il Monile, in via Cosenza 190 a Castellammare di Stabia. Noi siamo tutti più bravi nelle nostre interviste adesso perché le stiamo rifacendo per la seconda, quindi diciamo anche le stesse cose. Il Monile esiste da... Dal 1983, sono 17 anni. Quindi una grande tradizione e io adesso aggiungo una cosa che ha prima detto la signora. Chiedete, la mia pubblicità è il passaparola, chiedete se mai avessete dubbi ad andare al Monile ai clienti. A chi già è venuto nel negozio è una cosa molto importante, perché vendere la propria merce è facile, dire noi siamo, facciamo, però la cosa più importante è chiedere a chi già è venuto al Monile. Ecco, per chi non lo sapesse, cosa vendete voi? Noi vendiamo un po' di tutto. Prima di tutto non vendiamo giacciere. Quindi c'è Capodimonte, c'è porcellana, c'è Swarovski, c'è argento, c'è di tutto. E poi c'è la simpatia. La simpatia, la professionalità. La professionalità prima di tutto. Che parliamoci dalla bomboniera e come altre cose vendiamo tutti. Ecco, infatti. Però c'è tanta concorrenza. C'è l'arte e poi la passione. Ecco, io sono uno stabiese e vi dico che a Castellammare il Monile è un nome, è nominato, e questo non so se può servire a voi telespettatori, ma comunque... Può servire, perché noi ci teniamo a fare una bella figura e a farvi fare bella figura. Infatti qui in fiera voi esponete e non vendete. No, assolutamente no, però diamo il nostro bigliettino che chi viene poi al negozio avrà diritto allo sconto fiera. Bene, questa fiera sta andando benissimo, vero? Io penso proprio di sì, voglio ringraziare il comune, tutta la Proloco di Sant'Antonio Abate, che ci ha dato l'opportunità di partecipare a questa fiera. Non è la prima volta, è la seconda volta. Possiamo dire che l'anno scorso abbiamo avuto proprio un bel riscontro. Quindi diciamo grazie. Abbiamo preso uno stand, quest'anno due. Speriamo l'anno prossimo tre. Voi ci autorizzate a far trasmettere la vostra intervista nel nostro stand? Dipende solo da quando ci date, quindi. Vediamo, ci mettiamo d'accordo. Noi vendiamo, come diceva mio marito, prima di tutto la simpatia. Questa è una cosa che facciamo noi, soprattutto perché ci teniamo. Io amo il mio lavoro. E quindi... noi con la nostra telecamerina confermeremo quello che diciamo. Va bene, grazie. Ti prego. Chuck, seconda, la stiamo rifacendo. Perfetto, vieni qua, verrà ancora più bella.
chiamiamo Angela. Angela, vieni qui con noi. È impegnatissima al telefono. A noi piace fare queste cose un po' azzardate, un po' così. Improvvisate. Ecco. Avete molta immaginazione. Ma sì, Antonio. Vieni qui, sotto la luce. Vieni no, più avanti. Si vede bene. Ecco, siamo al Corredo. Giusto? Sì, al Maggi. Che cosa esponete e soprattutto cosa proponete? Esponiamo corredi prestigiosi per la sposa del 2000. Ecco, infatti la sposa può trovare tutto quello che è il corredo. Ma noi abbiamo anche delle cose che ci ha fatto vedere prima, bellissime. Sì. Ecco, così becchiamo anche Angela al volo. Un letto, stupendo. Angela, eccola qui. Ci stai talmente simpatica che ti vogliamo intervistare per la seconda volta in pochi secondi. Non riesco a parlare. È andata via la voce perché abbiamo parlato molto. Esatto. Io sono nella tua stessa condizione. Ogni anno puntualmente perdiamo la voce. Sempre, come al solito. Buono, vuol dire che parliamo con tanta gente. Certo. Quindi il corredo di Angela e di Carmen è una collaboratrice. Certo. Ecco, lo potete trovare qui in fiera oppure dove? Durante l'anno dove ti trovano? A via Ponticelli, Santa Maria la Carità. Perfetto, finalmente qualcuno di Santa Maria la Carità e non di Santo Antonio Abate. Insomma, giochiamo anche fuori casa. Arrivederci da il corredo di Angela. Poi useremo le immagini di prima, non ti preoccupare, non parlare. Okay. Siamo nello stand del signor gigante Vincenzo. Vincenzo, è bellissimo perché noi stiamo rifacendo tutte le interviste per la seconda volta. Sì. Però io riesco a usare parole migliori perché già vi conosco. Sì. Voi siete già preparati e quindi ripetiamo quello che dicevamo prima. Sì. E cioè che vi trovate in? In Fiera San Antonio Abate, che è una fiera importantissima e ci fa piacere che ogni anno noi partecipiamo perché abbiamo una vasta clientela che ci dà soddisfazione. Signor... E quindi esponiamo la merce nostra, qualche pezzo, perché poi... qualche pezzo, a proposito di esposizione, voi siete gigante non di nome, ma anche di... Anche di fatto. Di fatto negli stand, sì, avete un'esposizione... Sì, abbiamo dato una dimostrazione che... Siete abbastanza gigante. Elevata, sì, siamo. Ecco, voi a Scafati siete conosciuto, però vogliamo che anche i nostri telespettatori vi conoscano. Sì. Quindi ripetiamo dove ci trovate. Ci troviamo a Scafati, alla via Quino, numero 40, nei pressi della zona di Sione Vesuviana, più che altro. La figlia, come sta andando questa fiera? Come sta andando? Bene, bene. Contenta? Bene, chi? Insomma, la sera torniamo a casa stanchi, sì, ma soddisfatti. Stanchi, ma soddisfatti. Perché si incontra tanta gente. Sì, sì, è una soddisfazione perché poi, diciamo, questo è il mio paese. Ah, e io ecco, ci tengo a partecipare perché sono molto conosciutissima, la gente mi stima, mi acclama e sono soddisfatta veramente. Di siamo contenti. E allora, la figlia, cosa vuoi fare da grande? Io? Il mestiere di mio padre, quindi... Non mi dire. Vabbè, ormai... La stirpe continua. Cioè, praticamente la generazione è quella, ognuno il suo mestiere lo trasporta ai figli perché... Perfetto. Non è che possono fare di più. Arrivederci a Gigante. Arrivederci, la ringrazio. Vai. Ancora in fiera. Anche per quest'anno. Bentornato. Grazie. Te lo dico anche se io non rappresento un ospite, sono un ospite, quindi bentornato, ben ritrovati. Ecco, Gerardo Vignapiano rappresentato dal figlio che si chiama Nicola. Nicola, ma ecco, Nicola, allora perché sei ritornato qui? Diciamolo subito. No, perché è una bella, come dire, una bella fiera, una bella manifestazione, ci siamo divertiti gli altri anni. Poi è piacevole anche con bravo, sono contento che tu sia stato qua. Ci siamo divertiti perché qui non si lavora solo, non si fa solo commercio, ma ci si diverte. Insomma, sì, si parla con tanta gente. Sì, sì, sì. Io voglio che il commercio, cioè uno se si diverte lo fa con piacere. E siamo quindi... contenti. Noi infatti abbiamo uno stand per la prima volta quest'anno e quest'anno per la prima volta abbiamo anche una fotocamera. E con questa fotocamera ti facciamo una bella foto, aspetta, Ecco qui, abbiamo fatto una foto che ci rivedremo. Grazie, una foto facciamo anche al nostro video operatore, esatto, su, Siamo pronti. Come vado che ancora non è carico? Ecco, Città della Sposa, diciamolo subito, si trova... A via Roma 415. Abbiamo già detto che l'insegna sì. È gigantesca, quindi non posso non vederla. Certo, certo, è ampia, è larga e poi è una bella insegna. Città della Sposa cosa offre? Offre tutto. Non solo agli sposi però. Sì, certo. Arredamento per la casa. Sì, certo, stampe, mobili, tutto. E poi... Dico, c'è da tante, guardi, libri e stampe. Bravo. Certo. Lei cosa rappresenta in questa azienda? Io niente. Però, io faccio. Però è bravissimo a raccontarci cosa è la sposa. Eccoci qui. E abbiamo tutto ciò che riguarda l'abito da sposa, vero? Sì, sì, l'abito
e i fiori. Facciamo un'intervista più in luce, così ecco come stiamo prendendo il sole. Tu che cosa rappresenti per questa azienda? Io sono i fiori, logicamente. Il? I fiori. I fiori. Com'è che si chiama questo? La boutique Boutique De Fleur. Ecco, quindi voi offrite, diciamolo esattamente, cosa a tutti quelli che ci stanno guardando in questo momento? Ma devo fare uno sponsor, sì, devo fare uno spot pubblicità. Sì, vai, fallo. Allora, venite tutti alla boutique De Fleur che vi daremo cose nuove, non so. Sì, vabbè. Mi cogli alla sprovvista adesso. Vabbè, allestimenti di fiori, potrete tappeti. Ammirate da soli, non, allora non c'è bisogno di parole. Ma se volessimo venire da voi, dove vi trovate voi? A Via Canale. Bentornati nello stand del Pulcino Ciccio, sempre alla Fiera di Sant'Antonio Abate. Abbiamo qui Michele Cucci di Castramaestà. Sì, di Castramaestà. Voglio presentarvi un brano dell'ultimo lavoro, Notte d'Amore. Bene, il microfono è tutto per te. Noi ti seguiremo per questi... quanto dura? 3 minuti? 3 minuti e mezzo, facciamo. 3 minuti e 30 secondi, tutti per voi, Michele, vai. Continuiamo il nostro giro in fiera, siamo dal signor Giovanni Villani. Sono Giovanni, lei rappresenta la Mondial Metalli, che poi è la sua ditta che ha creato lei. E stiamo presentando dei nuovi prodotti, approfittando di 30 anni di attività, abbiamo messo dei nuovi prodotti in circolazione, diciamo, nel mercato, così per presentare alla clientela tutti questi prodotti che noi produciamo direttamente nella nostra ditta. Infatti, per esempio, vediamo questa porta che è direttamente... Tutti. Adesso, dopo tanti anni di attività, è soddisfatto perché è nato da poco è diventato... Voglio che deve essere soddisfatta la clientela del lavoro e della garanzia che noi gli possiamo offrire. Dove vi trovate? A Sant'Antonio Abate, via Giovanni Falcone. Va bene. Ci siamo aiutati. Siamo nello stand di ST Computers, una grande azienda. No, noi ridiamo perché in realtà è la seconda volta che c'è questa cosa. Però fingiamo che sia la prima volta. Ve l'ho detto prima, non lo so. Ma la facciamo uguale, anche meglio. No. Diciamo, allora, è tutto ST Computers. Dico elettronica perché i computer sono di elettronica, quindi. Sì, ci occupiamo di tutto il mondo dell'informatica, computer, impianti satellitari. Telefonia in genere, ma soprattutto siamo visto, abbiamo detto una cosa in più, vi occupate di telefonia. Sì, infatti. Siete in una strada principale? Sì, siamo a Via Sabbia, una strada principale che va da Sant'Antonio Abate a Castellammare, e abbiamo un negozio a vista di strada, quindi... Io lo conosco perché l'ho visto spesso, c'è una piccola scalinata, due grandi ingressi. Sì, con una grossa insegna, in modo che chiunque passa da strada siamo riconoscibili. Dunque, se non fate in tempo, come dico sempre, a venire in fiera, andate a trovare ST Computer. Ma perché dico sempre elettronica? Perché l'elettronica fa parte della mia vita. Perché abbiamo dato qualcosa di veramente elettronico. È vero. Giusto per clonare la ripresa di prima. Fotografica in digitale. Tu come ti chiami? Antonietta. Quindi Dino e Antonietta li trovate da ST Computer, abbiamo già detto che avete anche telefonia, questa volta abbiamo aggiunto. Sì. E abbiamo già detto che vi trovate? In Sant'Antonio Abate, via Stabia, a lei. Grazie per essere sintonizzati ancora con noi, siamo sempre alla fine di Sant'Antonio Abate. Noi ci fermiamo con molto piacere qui perché c'è un bel calduccio, fuori la temperatura è bassa ma qui è molto alta.
Se non ci fu... Buonasera intanto, se non ci fosse caldo da noi sarebbe il colmo. E noi siamo la Longas, quindi vendiamo calore. Io ho imparato a conoscere il signor Mercurio perché siamo stati già da lui già molte altre volte, cioè 3 minuti fa. Quindi ripetiamo le stesse cose. Longas offre al suo pubblico e ai suoi clienti cosa? Tutto il calore possibile attraverso le installazioni di serbatoi per condomini, ristoranti, pub eccetera eccetera. Poi abbiamo queste stufe che diamo incomodate a tutti gli alberghi, ristoranti, casepi eccetera eccetera. E niente, in 2 secondi che ti spiego. Ecco, poi siete in via Saletta. Via Saletta, lettere. 25 lettere. Per chi parte per esempio da Sant'Antonio Abate, ecco, come ecco, arriva? Ecco, la della Sorrisa, 500 metri sulla sinistra. Quindi non andate sulle lettere in montagna, venite. E chi parte da Castellammare? Castellammare 500 metri prima della Sorrisa. Va bene, il riferimento è quello. Grazie. Allora sapete che vi dico, per divertimento ci guardiamo 15 secondi dell'intervista di prima. Non abbiamo detto che la Donga, non abbiamo detto che la Donga è viva ed esiste dal 1966. Bravo, hai indovinato. Hai visto che serve fare l'intervista di volta. Perfetto. Una tradizione FG Elettronica è sempre qui in fiera con noi perché deve essere qui a Sant'Antonio Abate, gioca in casa. Siamo i primi e ci dobbiamo essere. Siete i primi sia come negozio di telefonia, come elettrodomestici, TV, video, hi-fi e tutto altro che serve per la casa, elettrodomestici e altre cose. I primi a Sant'Antonio Abate però non vogliamo essere cattivi nei confronti. No, è normale, è normale. No, vabbè, non facciamo concorrenza sleale. Vendete tutto, dalla telefonia ai televisori, passando apposta per le lavatrici, per i frigoriferi, gli hi-fi, piccoli elettrodomestici, PlayStation e altre cose. Grande successo alla fiera, no? Grande fiera, grande successo, ci contiamo sempre ogni anno, è una fiera stupenda e siamo contentissimi. Quante ne hai fatte? Di che cosa? Di fiere. Questa è la quinta fiera che facciamo e siamo soddisfatti. Perché cosa avevi capito? Beh. Siamo vicino ad una splendida macchina che spero che un giorno il Pulcino Ciccio si potrà permettere. Per ora ci permettiamo solo di guardarla. Questa è la berlina, perciò poi ci faremo spiegare meglio. Questa è una cilindrata media, questa è una cilindrata piccola, questo è tutto quello che so, ma noi stiamo camminando proprio perché vogliamo farci dire esattamente di cosa si tratta. Eccolo qui, vi ricordate di lui? Bellissimo, scusa, mettiamoci in luce perché noi facciamo sempre questi giochi di luce così. Perfetto, il nostro operatore ci dice che siamo ok. Ciao innanzitutto, ciao. Bentornato, ben ritrovato. Sì. Abbiamo visto la primissima macchina, com'è che si... qual è il nome? La nuova macchina 206, la nuova macchina L'Infanterie Blu, questa qua, bellissima. Stupenda, guarda Nicola, quanto è bella. Hai fatto caso. Ecco, e voi avete un prezzo particolare per questo automobile? Sì, un prezzo particolare per questa qua. Eppure per la 106 che con gli eco incentivi. Dov'è la 106? Andiamo subito a vederla. Ecco, vediamo la 106, questa colore bordeaux. Questa qua è bellissima, è una macchina bellissima, tutta accessoriata, vetri elettrici, chiusura centralizzata, airbag, antifurto a codice,
contagiri interni per una macchina bellissima a un prezzo speciale di 14.950.000 lire. Anche rateizzabili. Rateizzabili con interessi minimi. Andiamo verso quel furgone e noi chiudiamo la trasmissione. Nel frattempo ci dici dov'è che ti trovi tu esattamente? Allora, mi trovo qua a Sandoni Abate, in via Casanella numero 90. Un giorno vogliamo comprare questo furgone, è bellissimo per Ciccio. Bello, sì, di che si tratta? Come si chiama? Il famoso Range, bellissimo per i suoi posti a sedere, lo spazio del bagagliaio è bellissimo, ampio. Ci sono molte funzioni, questo è il nuovo tipo con la porta laterale scura, ti faccio vedere, vieni. Vieni. Faccio vedere questo qua. C'è la porta laterale scorrevole, questa qua, guarda. Questa è nuova, uh-huh. È uscito quest'anno. Ecco, comodissima e sicura. Questa era a tre porte, adesso ha anche un quattro porte, bellissimo. Guarda, guarda gli interni. Ok, allora io mi ci siedo dentro e parto perché abbiamo terminato la nostra trasmissione. Va bene. Abbiamo concluso in bellezza con te. Grazie, ci vediamo alla prossima fiera. Alla prossima fiera, al prossimo anno. Sei stato bellissimo. Anche tu. Ciao. Grazie, Peugeot Sorrentino a Sant'Antonio Abate. Ciao ragazzi, ci vediamo la prossima settimana. Continuate a seguirci. Ciao ragazzi, è il Pulcino che vi parla, quello è Daniele. Vi saluto alla prossima settimana. Ciao dal Pulcino Ciccio in TV e dalla Fiera di Sant'Antonio Abate. Arrivederci, sintonizzatevi su Antenna 3. Gigino, è andata la sigla, la trasmissione è finita, però non potevamo non parlare con te. Cioè, infatti ti aspettavo. Ecco. Mi ero proprio posto il problema, dice perché quest'anno Ciccio non viene. Non è venuto, Ciccio è stato molto impegnato quest'anno, è andata bene, siamo contenti. Per te mi com'è andata? Mi fa piacere, benissimo, non poteva andare meglio. E quest'anno questo stand poi ci ha reso ancora più, questo è Sapori Abatese. Ecco, quindi... Per cui sta a significare il tutto... il bello e il buono di Sant'Antonio e della fiera e della sagra. Quest'anno peccato che in televisione non si possa sentire l'odore perché c'è un bellissimo odore. E neanche il sapore, però con le immagini e coi suoni dobbiamo cercare, sì, di rendere, diciamo, che con questa immagine emblematica del sapore nostrano. Ma tu che diciamo domanda faresti alla signora, alla zia, chiamiamola così, che cosa le Similiella, perché adesso io non vedo più la ma qua si chiama Sapori Abatesi di Similiella. Ma già pigliamo questo striscione. Ma no, vabbè, lo striscione no. No, noi ci fidiamo di Gigino, come si chiama? Allora, la signora si chiama Similiella. Similiella, l'ha fatto lui lo striscione vocale. Che cosa le possiamo chiedere a Similiella? Gli possiamo chiedere da dove nascono queste cose così buone e saporite. Alla mia casa. Che bello, i sapori di casa, è stata sintetica la signora, la sua risposta. Inutile prolungare perché si vede che è tutta roba nostra, locale. Che bella, la faccia proprio, posso dire paesana, nel senso genuino del termine, come sì, dice Gigino. Genuino. Va bene, Gigino, Ciccio, tu hai io... fatto degli spettacoli fra l'altro, no? Sì. Mannaggia, sì. Non ci siamo stati. Ah! Ma ne facciamo uno dopo domani sera, eh? Dopo domani sera, è allora... spettacolare. Speriamo che tu ci venga a chiamare e noi vedremo. Va benissimo. Tu finisci a pizzicare. Va bene, e poi giocheremo pure un po' insieme perché quest'anno non l'abbiamo fatto. Infatti, va bene. Arrivederci, salutiamo i nostri telespettatori. Ciao, arrivederci all'anno prossimo. Grazie, 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 molto gentile. Ciao. E fu una giornata così, perché noi eravamo abituati a vedere le cose, ma è vero, sai, se uno si fidanzava in casa, tutti ci ricordo passammo un giorno e una notte a cercare di capire che cosa sarebbe successo. A casa di una persona che praticamente accompagnava Riccardo Fogli, come che si chiama questo Enzo signore? Daniello. Siamo a casa di Enzo Daniello, invece qui alla mia destra c'è Carmine, ciao. Ciao, buonasera. Anche Carmine svolge questa attività, no? Sì. Ecco, quindi siete appunto colleghi. Mi trovo anche io. Quindi a casa di un amico e di un collega. E di un collega. Vicino al braciere, che fa tanto caldo. Suona il citofono, diciamolo, siamo in attesa che arrivi Riccardo Fogli. Riccardo. Chi stiamo aspettando? Riccardo Fogli. Mi piaceva che lo dicevi. Buonasera. Tu. Ci guardate questo cucciolone, guardate. Che bello. Quanto è bellino. Come si chiama? Pallino.
Pallino, è un nome, ogni tanto chiamano anche me Pallino, chissà perché. Chi sta arrivando, signora, chi sta arrivando? Non lo so, mia figlia, l'ho sentita il citofono. Ecco, c'è il cane che fa, sì, che aspetta. No, 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 tenetelo, è così carino. Vieni, chi stai aspettando? Fragola, Pallino, tanti ben nomi. Ecco, siamo in attesa che arrivi questo signore, sta arrivando? Sì. E quindi noi ci sediamo, calmi calmini, aspettiamo che ci dicano qualcosa. Eccoci qui, ce l'abbiamo fatta, Riccardo Foglie con noi e col Pulcino Ciccio. Io mi rendo conto che per un artista della levatura di Riccardo Foglie vedere un peluche sul microfono può sembrare una cosa poco seria. No, invece fa tenerezza, mi piace per questo. Ed è forse per questo che hai accettato di scambiare due chiacchiere con noi. Io mi rendo conto che è molto difficile, l'ho appena detto, tenere un concerto con una chitarra o forse due. Quante? Con due chitarre quasi, perché io valgo perché mezzo. Quasi? Una chitarra e mezzo, il mio chitarrista e io. Però tu sei toscano e sei come i napoletani, cioè sai come si dice a Napoli, sei carnale, quindi alla fine non potevi. Devo dire che mi hanno detto molti che sono più scugnizzo io di molti napoletani. Sì, ma i toscani sono così, sono... Ecco, io vorrei, non voglio parlare del passato perché poi sembra sempre di stare a piangere. Io mi piacerebbe, a me piacerebbe fare una domanda di quelle proprio banalissime. I progetti futuri di Riccardo Foglie. Beh, immediatamente vorrei andare a casa a Bologna, ci sono 650 chilometri dal mio bimbo, non so se ce la farò, con il caffè forte che sta facendo una signora sono sicuro che ci arriverò. Domani abbiamo un concerto a Meda, suoniamo in un tenda, non so quando passerà questo, però domani. Domani è simbolico, noi suoniamo a Meda per una raccolta di fondi per una bambina leucemica, uh-huh. E poi andiamo in una discoteca a fare la guest star per la mia vecchia band che si chiamano Slenders di Piombino. E poi abbiamo un sacco di progetti, siamo sempre in sala di incisione, scriviamo canzoni continuamente, prima o dopo. Quindi non ci si ferma mai, insomma. No, perché è naturale scrivere. Ti posso chiedere quanti interventi fai in un mese? Interventi? 30. Quante volte lavori, non lo so, fai concerti, guest star, poi che significa esattamente per te? Vuol dire per me, vuol dire l'amico famoso, vado a trovare questa band di vecchi amici un paio di volte al mese, negli ultimi o tre mesi, e suoniamo le vecchie canzoni. Divertendosi. Suoniamo insieme 80, 90, 100 volte all'anno, ma sai, non è proprio un lavoro. Il lavoro è prendere la macchina, fare 800 chilometri, il freddo, il caldo, ma poi suonare è un hobby. Certo, una sola frase sulla tua carriera. Quando tu eri piccino e dovevi entrare nel mondo del lavoro, ti si è presentata sicuramente la possibilità di un lavoro serio, fra virgolette, a proposito del discorso della serietà, eccetera. Tu che lavoro stavi per fare e poi hai deciso invece di rinunciare? No, io facevo nel 62, ho cominciato a pagare i contributi, lavoravo alla Piaggio di Pontedera e facevo le vespe. Ero destinato a rimanere un metalmeccanico per tutta la vita. Poi hai avuto il coraggio. Infatti di... quando mi sono licenziato nel 63, dopo un anno e mezzo, mi hanno detto lei, sei un pazzo. Mi davano del lei dicendomi lei signor Foglie è un pazzo perché qui ha la pensione assicurata. E gli feci un gesto... Quello classico, ecco. E mi avventurai. E ti ha detto bene? Abbastanza. Devo dire che oggi potrei essere un pensionato con una bella pensione, invece devo faticare per guadagnarmi da vivere. Vabbè, ma tutti vorrebbero faticare con te. Insomma, in una frase, sei contento del tuo percorso di vita? Sì, sono molto contento. Mi reputo fortunato, ho avuto molto più di quello... che posso sentire serviva. Come Riccardo Foglie risponde al citofono? Sì, pronto? Qui casa Sivoriello. Chi sei? E che le serve il signor Sabatino? Ah, vuole che le apra? Scusi, sono il maggiordomo assunto da poco. Anzi, sono alla Filippina. Ma che mi fate fare? Dai. Prima rampo è meravigliato. Eccolo lì. Oh. E si vede che non sei abituato ai citofoni. Detto te, un saluto, ci vediamo, ci verim, state in bo, ciao, guaglio.